Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Tutto ancora in stand-by in attesa della giornata decisiva che sarà lunedì. Il Palermo e Sannino attendono ancora di capire quale sarà il loro futuro. Se Sannino però ha ancora qualche dubbio, Zamparini è certo sicuro che il suo tecnico resterà in sella. Ventura, Cairo non lo sento da gennaio, ma di solito in questo periodo chiama. Mi fa piacere sapere della stima che Ventura ha per me e per il Palermo, ma lo considero il tecnico perfetto per il Toro. Cairo è un amico e non voglio essere protagonista di azioni di disturbo. Sannino è il mio allenatore, non lo mollo, ha aggiunto. Vuole andare? A me non lo ha detto. Il Palermo è alla ricerca di nuove promesse da lanciare per il futuro. Secondo i media, gli osservatori del club di Viale del Fante del Bologna erano presenti alla finale del torneo d'Ossena tra i senegalesi dell'Etoile Lusitana e il Bologna. I rosa avrebbero messo gli occhi su Carlos Apna Embalo, centrocampista senegalese, classe 94. Un ritorno da Libro Cuore, Leandro Rinaudo tramite Stadio News 24 lancia messaggi d'amore al Palermo. Sentiamo. Palermo è casa mia, una società importantissima, una società che comunque mi ha dato tanto e che comunque alla fine sono legatissimo, perché sono sempre stato un tifoso del Palermo, ma no, non lo dico adesso che comunque alla fine ci potrebbe essere questa possibilità, ma comunque è la verità. Di concreto più che altro non c'è nulla. Alla fine sicuramente conosciamo bene Perinetti, alla fine il procuratore, che Peppe Accardi, avrà anche parlato col direttore, ma non penso che fino ad oggi ci siano dei momenti concreti, cioè, più che altro posso dirti questo, sicuramente avranno parlato. Sono 28 i convocati di Oscar Tabárez, commissario tecnico della nazionale uruguayana, in vista degli impegni contro Francia e Venezuela e per la Confederation Cup che si disputerà in Brasile a partire dal 15 giugno. Tra i convocati sono presenti anche i palermitani Abel Hernández ed Egidio Arevalo Rios. Il Parma continua ad osservare con attenzione i difensori del Palermo alla ricerca di un colpo da piazzare sul mercato. Tra i nomi più gettonati c'è quello di Santiago Garcia, terzino sinistro argentino. Il principale sponsor dell'ex Rosario Central sarebbe l'allenatore dei Ducali Roberto Doradoni. Gli emiliani tengono d'occhio anche Ezequiel Muñoz, ma aspettano un'eventuale cessione di Gabriel Paletta. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.